Ciao e bentornati. Questo video è molto utile per le emittenti che hanno bisogno di normalizzare tutte le canzoni che ricevono in una settimana. Vediamo come normalizzare qualsiasi file audio, in batch o bulk in Reaper, e salvando le impostazioni come template. Innanzitutto, non è necessario aprire o creare nessun progetto. Basta avviare Reaper, File, Batch File Item Converter o Ctrl-Shift-F su PC e Command-Shift-F su Mac. Trascinare e rilasciare tutti i file da normalizzare. Potete scegliere Use Source File Directory se volete salvare i file normalizzati separatamente, oppure Overwrite Original Files se volete sbarazzarvi dei file originali una volta terminata la normalizzazione. Use Source File Directory Structure se si desidera salvare i file normalizzati in un'altra cartella. In questo caso utilizzo Overwrite Original Files. Voglio lasciare sample rate e channels come dai file originali. Ma se necessario, potete modificare queste impostazioni a vostro piacimento. Se non cambiate il sample rate, non è necessario toccare Resample Mode. Ora fate clic su Normalize Limit Fade. Selezionare Normalize To. Se ha bisogno di LUFSI, -14 dB LUFS. Selezionare il Brick Wall Limit. Scendere e selezionare True Peak. Cambiare il valore in -1. Chiudere la finestra. Selezionare la casella Metadata. In questo modo verranno preservati tutti i metadati dei file, comprese le immagini, se possibile. Selezionare il formato di output. Voglio che i miei file MP3 rimangano MP3, quindi seleziono MP3. Come modalità selezionare CBR, Constant Bitrate. Per la qualità scegliere Better Q. Il bitrate selezionare 320 kilobit per secondo. Ora, prima di convertire, salvate queste impostazioni una volta per tutte. Fare clic su Preset, dare un nome, io digito Radio Normalization. Selezionare Include Metadata. Ok. Quando avete bisogno di queste impostazioni, basta richiamarle. Ora fate clic su Convert All e andate a bere un caffè. Quando tornate, Reaper avrà terminato il suo lavoro. Tutti i files vengono normalizzati e tutti i metadati vengono conservati. Questo è tutto per il momento. Grazie per la visione.